avevamo già registrato questo video, ma io sbadatamente sono riuscito a cancellarlo sulla memoria SD. Poi l'abbiamo riregistrato questo video e io sempre sbadatamente sono riuscito a cancellare l'audio. Questa forse la terza volta andrà a buon fine. La presenza è stanca, morta, perché saranno tipo le 3 del mattino. Bravo Miki! L'obiettivo è distruggermi. L'obiettivo è distruggerti, ha un sonno smisurato, ma io sto continuando a tenerla qua, sveglia e attiva, perché devi, sì, attiva per modo di dire. Devi fare il video! L'opzione è che potrebbe addormentarsi durante la recensione, quindi se non la sentite ogni tanto, perché mi sta dormendo. Bentornati ad una nuova video recensione del fine mese, in questo caso il fine mese di ottobre. Che cos'è il fine mese? È una recensione riassuntiva di tutti quelli che sono i prodotti usciti sul canale nel mese corrente. Adesso vediamo a distanza di un mese di utilizzo come i prodotti si sono comportati. Vero presenza? Verissimo. Intanto gli faccio delle domande così a bruciapelo per vedere se c'è la bolla al naso o se sta dormendo. Dobbiamo dire una cosa molto importante prima di cominciare. Dobbiamo ringraziare tutti voi, perché chi mi segue già su Instagram lo ha visto qualche giorno fa, forse 10 giorni fa, ho pubblicato una foto su Instagram. Il canale ha raggiunto la bellezza di 1 milione di visualizzazioni e questa cosa mi riempie di gioia immensa, perché il traguardo di 1 milione di visualizzazioni sul canale è un gran bel traguardo, soprattutto perché fanno fede i video che ci sono adesso, cioè lo stato attuale del canale, non tiene conto dei 400 video che ho dovuto cancellare quando c'è stata l'apocalisse che si rischiava di chiudere perché YouTube voleva chiudere tutti i canali. Ma nonostante la cancellazione di quei 400 video, il canale ha superato 1 milione di visualizzazioni. E nello specifico, nel mese di ottobre, in questo mese corrente, abbiamo fatto più di 100.000 visualizzazioni solo in questo mese. Che per me è tantissima roba. E quindi che dire? Grazie 1 milione di volte. Grazie, grazie, grazie. Primo prodotto di cui parliamo questo mese è la Limpid Dove Po. Questa qui. Limpid Dove Po, che in realtà la recensione era uscita a settembre, quindi sarebbe dovuta uscire nel fine mese di settembre, però siccome era arrivata intorno al tipo al 20 di settembre, l'avevo usata solo 10 giorni, non aveva senso portarla nel fine mese di settembre, quindi l'ho portata nel fine mese di ottobre. E devo dire che la valutazione non è cambiata, resta quella della video recensione. Il prodotto funziona bene, il prodotto è carino esteticamente, ma l'aroma non ci siamo. L'aroma, a differenza del competitor, è nettamente, e sottolineo, nettamente inferiore. Quindi, cara Limpid Dove Po, credo che la tua esperienza con me sia giunta. Finisce qui. Esatto, sia giunta al termine. Per me è un no. Secondo prodotto di questo mese, sempre per restare in tema pod e tra l'altro stessa forma, stessa dimensione, stessa grandezza, stesso tutto, quindi proprio il paragone è azzeccatissimo, la Vinci Pod SE. E questa è praticamente identica. La differenza è che questa funziona bene. Anzi no, mi correggo, anche l'altra funziona bene. Questa ha un gran bel aroma. Presenza, confermi che ha un bel aroma? Ecco. Mai usata. Mai usata. Però è ancora sveglia. Questa ha un gran bel aroma. D'altronde WP ultimamente ci sta abituando a delle resistenze fatte veramente, veramente, veramente bene. Quindi su questo prodotto non devo aggiungere niente che già non ho detto nella video recensione, se non una piccola cosa. Nella video recensione parlavo di perdita zero, parlavo di questo nuovo tipo di tecnologia di vaschetta di condensazione che avrebbe dovuto far sì che il dispositivo non avesse perdite di liquido. Ce le ha. Non sono le perdite di liquido degli albori di WPU, dove praticamente ci potevate pescare le trote, ma comunque un po' di perdita di liquido e di condensa la trovate, soprattutto se la lasciate lì qualche giorno inutilizzata. Niente di trascendentale o devastante, cioè lo asciugate con un po' il fazzoletto ogni volta che fate refill, siete a posto, il dispositivo continua a funzionare. Sempre per restare in casa WP, vediamo la Argus P1, questa qui,
che esteticamente a me non fa impazzire, perché sti quadratozzi così, non lo so, sono scomodi. Poi non lo so, sono anche che le mani troppo grosse, no, ma sono anche sbilanciati poi da tenere in bocca, perché il peso cade tutto da una parte. Invece questi modelli qua, cioè anche a tenerli in bocca, sono dritti e van bene, piuttosto che le pod a pennina, ecco, preferisco. Questi squadratoni qua non mi fanno impazzire, anche se però il dispositivo funziona benissimo. Andatevi a vedere la recensione se non l'avete vista, perché questo è un dispositivo molto interessante e parecchio innovativo, perché vi eroga una potenza differente a seconda di come tirate, e questa mi sembra una gran bella cosa. Ne risalta tantissimo l'aroma, ragazzi, l'aroma è buonissimo. Perdite di liquido? No, vale lo stesso discorso di prima. Con l'utilizzo prolungato, insomma, qualcosina anche qui, niente di che. Ha detto trascendentale, prima potevi ripetere trascendentale, dovevi stare sul pezzo, stava già dormendo. Niente di che. Ancora, trascendentale, niente di devastante. Leggere, leggere, leggerissime perdite di liquido, però il dispositivo continua ancora a funzionare bene. Ultimi due prodotti. Light Cyber di casa BP Mods. Veramente, veramente bellissima. Continuo ad utilizzarla con molto piacere, anche se adesso dentro non ho liquido, non ho resistenze, perché le ho finite. Devo andare a recuperare le resistenze. E proprio a proposito delle resistenze, ragazzi, durante la video recensione avevo fatto vedere che usavo una resistenza VPU. E infatti è una resistenza VPU, ma è una resistenza VPU da 0,8. La versione è TM2. Deve avere questa forma qua. Perché lo sottolineo? Perché quando è uscito il video qualcuno mi ha scritto sotto: ma guarda che le resistenze con impedenza più alta delle 0,6 non funzionano, non possono essere inserite. In realtà sì, se prendete le 0,8 TM però. Se prendete le altre di VPU, effettivamente non si incastrano, non funziona bene l'incastro. Quindi devono avere questa forma qua. Adesso vi faccio vedere anche la foto dell'immaginetta che c'è anche all'interno del dispositivo, per farvi vedere che devono avere questa forma qui per funzionare, altrimenti non funzionano. Cioè non è che non funzionano, si incastrano e quindi non vanno dentro. Quindi la 0,8 che ho usato io nella recensione di VPU è la 0,8 TM2. Sto ancora aspettando che arrivi l'attacco 510 per sbizzarrirmi a montarci sui miei atomizzatori preferiti, e poi questa box me la porterò in giro sempre. Non appena arriva l'attacco 510 ve lo mostrerò, ve lo farò vedere e continuerò ad utilizzare la box, quantomeno l'Atom. Sì, niente di eccezionale, però non vedo l'ora di usarlo con l'attacco 510. E infine, dispositivo di questo mese di ottobre. Ci sono ancora? Eccolo qua. Atomizzatore rigenerabile MTL di casa Ambition Mods. Si chiama Amazer. Anche se molto Amazer non è, perché come vedete, lindo, pulito nella sua confezione. Perché ragazzi non ho continuato ad utilizzarlo molto. Come avete visto nella recensione, ci ho fatto 1 milione di rigenerazioni. Se non si mette la quantità esatta di cotone, c'è sempre sto rantolio asmatico. E siccome io sono uno che rigenera molto di fretta, non sta spessissimo, cioè non ho tempo per star lì attento al cotone, sfila, sfilaccia, se non è venuto bene risfila, metti un altro. Siccome io rigenero in, penso, 37 secondi al volo, voglio delle cose semplici, facili e che mi permettano di fare altro nella vita che star lì ogni giorno un quarto d'ora della mia vita a rigenerare. Al momento, anche se l'atomizzatore mi piace esteticamente, regala tutto sommato anche un buon aroma, però quella difficoltà lì di essere molto precisi per non farlo asmare, diciamo così, me lo rende un po' scomodo, e quindi al momento preferisco utilizzare dispositivi che, rigenerabilmente parlando, sono più facili, cioè hanno bisogno di meno attenzione. Sei ancora presente? Sì. Finisce qua la video recensione del fine mese di ottobre. Noi ci rivediamo. Che avrebbe un po' di nanna. Che avrebbe un po' di nanna, adesso dorme sicuro. Noi ci rivediamo a novembre con le recensioni classiche dei dispositivi e dei liquidi, e poi alla fine di novembre ci rivediamo naturalmente per la rubrica del fine mese, dove andremo a tirare le somme su tutti quelli che sono i dispositivi che usciranno nel mese di novembre. E piccolo spoiler, usciranno molti atomizzatori. Occhio a chi ama il flavor.
ci siamo capiti. Questo è tutto per la video recensione, noi ci vediamo presto, io vi auguro una buona giornata e come al solito buona vita a tutti. Ciao ciao ciao.